Benvenuti a questo terzo appuntamento di Parole a Maia. Io sono Francesca e potete trovarmi su Instagram con il nome The Knitting Planet, che è il nome del mio blog. E... Sì, siamo in due qui a parlare in questo momento. E potete trovarmi anche su uh, facebook nella pagina dedicata a questo video podcast che si chiama appunto parole a maglia e nel gruppo ad essa collegato inoltre potete trovarmi su raveri naturalmente dove pubblico i miei pattern sia a pagamento che a quelli gratuiti bene siamo arrivati a marzo e nel mese appena trascorso ho uh, portato a termine: scusate, io mi intanto guardo perché c'è qualcuno che si aggira intorno al computer, ho portato a termine eh, alcuni lavori. Uno di questi lavori di cui sono molto contenta è questo che è Loiana di Isabel Kramer che ho fatto con la Drops Nepal. Sono molto contenta sia del disegno perché credo che la Kramer è sempre una. Una garanzia, nel senso che mh, fa dei eh, capi che hanno una bella portabilità e hanno una linea che a me piace molto. E sono anche contenta del filato che ho scelto la fin fine perché pur, non, forse è un pochettino più grosso di quello che doveva essere, eh, ad essere sincera, eh, però ne è venuto fuori un maglione invernale molto caldo, molto morbido, e quindi sono davvero contenta del risultato. In questo mese ho fatto anche eh, qualche pubblicazione personale perché ho disegnato uno scialle, eh, si chiama il Madame Grey ed, <coughs> ed è questo qua, certo così non si vede un granché, però insomma. Eh, il Madame Grey è uno scialle che ho fatto con uh, la um, Baby Yak della Mayak allora, devo essere sincera, ehm, i colori non, non mi entusiasmano, nel senso che quando tu scegli un colore eh, sul computer è una cosa, poi quando ti arriva il filato vedi che non è il colore in sé, è proprio l'abbinamento che non andava bene, cioè non rispettava quello che pensavo che fosse, però mh, va bene così, insomma, per carità, sono contenta ugualmente. Eh, un altro lavoro che, che ho portato a termine eh, sono dei berretti. Ho rifatto un mio disegno dell'anno scorso, che era Il Neve, che è un berretto con delle palline fatte eh, all'uncinetto, anche se il berretto è a maglia. Ne ho fatti due perché a me piace sperimentare, quindi volevo provare due filati differenti. E poi ho fatto una copertina all'uncinetto, insomma, è stato un mese molto 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 eh, prolifico. Eh, quello che non sono riuscita a portare a termine è un calzino. Perché? Perché ho cercato di fare un disegno un pochettino più innovativo e quindi attualmente eh, ci sto lavorando sopra. Ho trovato la soluzione tecnica, però insomma devo portare a termine il calzino. Ne ho fatto solo uno per adesso ed è questo. Apparentemente molto semplice perché è un calzino con un tallone a tassello e eh, un disegno che è un coste 2-2, un semplice coste 2-2. In realtà la particolarità di questo uh, calzino è che è eh, lavorato dalla punta alla gamba. Normalmente quando trovate i calzini con il tallone a tassello sono fatti tutti, o quasi tutti per carità, non è, non è la mia invenzione, eh? sono fatti tutti dalla, dalla gamba alla punta. Volevo invece provare a trovare una soluzione tecnica che mi permettesse di avere sempre il tallone a tassello, che secondo me è quello che dà la migliore vestibilità in assoluto, nel senso che si adatta maggiormente a vari tipi di gambe, di caviglie, di piedi, e però che appunto partisse dalla punta. Perché? Perché molte persone trovano che sia più comodo lavorare il calzino dalla punta per una questione di magari di provare mentre lo lavorano e, e anche perché eh, molte persone non amano fare la cucitura alla fine quando tu lavori dalla gamba alla punta normalmente poi devi fare una cucitura a punto maglia a me piace molto fare questo tipo di cucitura cioè sono molto contenta quando lo faccio però posso capire non siamo tutti uguali che può anche non piacere ci sono le persone che amano proprio lavorare dalla punta alla gamba. E eh, perché no insomma? E quindi volevo dare la possibilità anche a queste persone di eh, provare a fare il tallone a tassello. Questo è quanto, no? Non è questo, è quanto perché vi volevo anche dire del filato che ho utilizzato. Eh, ho utilizzato la Mondim di Retrosaria, che è un filato in pura lana. E ha una bella consistenza a me piace moltissimo e penso che lo userò per fare altri calzini perché mi piace tanto ma appunto di filati di calzini vorrei parlarvi oggi siete pronti? Il filato per calzini ha delle caratteristiche precise ovviamente nessuno ci impedisce di usare lo stesso filato con cui abbiamo fatto un cappello e magari di lavorarlo con il ferro, che ne so, numero 4, 4 e mezzo ci mancherebbe. Ma in questo caso parliamo di solito parliamo di slippers o babucce o calzini da casa e ce ne sono di molto carini. Il filato dei calzini dovrebbe quindi essere abbastanza sottile, questo perché siano comodi da indossare all'interno di una scarpa. Naturalmente dentro uno stivale di gomma o uno scarponcino da trekking, le calze possono essere un pochino più spesse e quindi lavorate con un filo più grosso come una Sport una Decay. Quindi filato sottile ma soprattutto resistente. Ed infatti in commercio si trova del filato appositamente ideato per fare i calzini. A tinta unita, colori tenui, vivaci, con striature, artigianali, tinti a mano, come volete. La maggior parte di questi filati ha un contenuto di nylon o di altri poliammidi intorno al 20-25%, tanto che quasi tutti credono che il nylon sia indispensabile per conferire resistenza e durata al calzino stesso. In realtà sappiamo bene che nessun calzino è destinato all'eternità, neanche quelli che contengono nylon, neanche quelli sportivi. Prima o poi un buco arriva. Questo perché si tratta di un indumento che subisce delle sollecitazioni pesanti. Certo è che vedere il nostro lavoro buttato nella spazzatura dopo poco tempo non è comunque facile da accettare visto che gli abbiamo dedicato tante ore. Ma questo di per sé non significa che il nylon sia necessario. Non tutti i filati sono uguali, non tutti hanno fibre poco resistenti, non tutti hanno la stessa struttura costruttiva. Dopo un po' di studio e di applicazione sono arrivata alla conclusione che mettere in pratica determinati accorgimenti possa allungare la vita di qualsiasi calzino fatto a mano. Ve li dico subito. 1. Aumentare la tensione del lavoro in modo che il tessuto risulti spesso, il che significa usare ferri di calibro piccolo. 2. Scegliere un filato con una buona torsione e a più capi, possibilmente non meno di 3, perché la struttura del filato è fondamentale per la resistenza. 3. Un filato che magari contenga un po' di seta o di mohair o altre fibre che per natura sono più resistenti. 4. Evitare la lana merino, notoriamente soffice ma anche delicata e a fibra corta. 5. Usare un punto che inspessisca ed elasticizzi il tallone, ad esempio quello che alterna il punto lavorato con quello passato. 6. Abbinare al filato un filo più sottile, sempre in lana, ma più sottile, per lavorare la punta e il tallone. Ed infine un settimo punto che qui non è stato scritto, ma che secondo me è importante. Non strapazzarli troppo, ovvero non indossarli per due giorni di seguito, non camminarci senza scarpe su superfici rovide, lavarli in modo delicato, farne respirare le fibre, asciugarli accuratamente, insomma, trattarli bene. Questo è quanto ho imparato attraverso l'esperienza e l'ascolto di autorevoli pareri di esperti, di filati e di calzini e quindi sono delle mie conclusioni personali, naturalmente. Come dicevo prima, sono le stesse aziende di filati a indicare un loro prodotto come destinato alla creazione di calzini, cosa molto utile se si è alle prime armi, perché eh, questa è una garanzia che il filato è caratterizzato da una certa robustezza. È anche vero che se leggi SOC sull'etichetta, puoi essere sicuro che il filato contiene poliammide. Basta fare una ricerca nella sezione filati di Ravery digitando la parola SOC, cioè calzino, e il 90% dei risultati contiene nylon. Ma cos'è il nylon? Il nylon è un poliammide, cioè una di quelle sostanze sintetizzate a partire dal petrolio. La cui produzione avviene in laboratorio, dotate di caratteristiche di ottima resistenza all'usura, elevato recupero elastico, facilità di tintura, buona solidità al colore, facilità di manutenzione, tutte caratteristiche che ne hanno determinato il successo nel campo tessile e non solo. L'industria chimica ha sfruttato le caratteristiche termoplastiche dei poliammidi per creare innumerevoli oggetti che ci circondano nella quotidianità. Dai collant alle funi, dalla giacca impermeabile al costume da bagno, dalla moquette alla retina delle patate, dagli imballaggi alle reti da pesca. Siamo circondati da oggetti plastici e decidere di evitarli può essere visto come un gesto radicale, un po' insensato, come combattere contro i mulini a vento, anche se la consapevolezza che una grande quantità di microplastiche di origine casalinga, come quelle provenienti dal lavaggio dei capi sintetici, dovrebbe farci capire che esiste anche una responsabilità individuale. Il fatto di impegnarsi o meno in tale crociata è del tutto personale e risponde ovviamente alla propria coscienza. Ciò che mi preme sottolineare in questa sede è semplicemente che farne a meno si può. Ovvero, se vuoi lavorare i tuoi calzini senza poliamidi per qualsiasi ragione, lo puoi fare perché non è detto che si sbricioleranno dopo averli indossati due volte. Inoltre, sul mercato ci sono filati da calzini che non contengono nylon. Quindi, perché no? Per avvalorare la mia tesi, Riporto ciò che racconta in una vecchia intervista su Blacker, allevatrice e fondatrice di The Natural Fiber Company e di Blacker Yarn. Um, la prima è una fabbrica situata in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra, mentre Blacker Yarn è un marchio di una linea di filati specializzato in lana di razze autoctone britanniche. Uh, vorrei puntualizzare che non sono stata pagata per fare loro pubblicità, ma ne parlo perché si tratta di aziende che producono filati interessanti e ehm, si impegnano nel diffondere la biodiversità delle razze. L'intervista che si può leggere in originale nel blog Wovember Inizia con una domanda particolare, cioè quali delle sue lane possono essere raccomandate per fare calzini? E lei sorprendentemente risponde che dipende dal tipo di calzini che si vogliono fare: ehm, calzini morbidi e caldi da indossare a letto, o spessi e robusti da indossare con gli stivali, calze sottili e belle con trecce e pizzi, o calze da indossare sotto le scarpe da lavoro, o scarponcini per camminare. Il compromesso è tra comfort e durata e lei dice non userei mai il puro lino, il puro merino, non lino, merino per fare nient'altro che calzini da letto e userei volentieri la, la Jacob eh, per fare calzini spessi eh, da stivali e comodi calzini da passeggio. Naturalmente le lane più morbide come la merino mescolate con un po' di nylon funzionano benissimo. Però puoi anche scegliere la via naturale considerando al posto del nylon la seta o il lino. Oppure la scelta cade su un filato uh, di tipo guernsey, cioè un filato ritorto molto compatto uh, di uno spessore detto 5-ply uh, che corrisponde allo sport. Per quanto riguarda l'argomento spessore, Susan risponde che quindi sceglierebbe questi filati per una trama interessante, ma soprattutto sceglierebbe il 4 ply, cioè eh, quello che eh, corrisponde al fingering, lavorato con ferri sottili che ha il vantaggio di creare un tessuto denso eh, che ovviamente aiuta contro l'usura. Ma torniamo alla struttura del filato. Sappiamo che esistono due tecniche principali per la filatura, no? per, per cui abbiamo poi il filato eh, cardato e il filato pettinato. E in inglese appunto viene detto wallen e worsted. Con il wallen ottieni un filato più vaporoso e con eh, con worsted un filato più compatto e ritorto, per sintetizzare proprio al massimo. Il filato worsted offre una migliore definizione, è un risultato più liscio, quindi andrà bene per i disegni decorativi e generalmente eh, sono filati più robusti, più resistenti rispetto al wallen. L'altro vantaggio della lana wallen è che l'aria trasportata nel filato gli darà più qualità isolanti. Inoltre, se stai facendo un lavoro a colori, il filato wallen è più sticky, è più appiccicoso. Quindi è più facile da lavorare e i fili interni si infiltreranno per darti un'ulteriore resistenza. Quindi si torna alla prima questione, cioè all'uso a cui i calzini sono destinati. Ma arriviamo alla domanda fondamentale. Il filato da calza ha bisogno del nylon? La risposta è a prova di incomprensione. No, un filato da calza non ha bisogno del nylon. Il nylon è stato usato perché è economico e funziona bene per tenere insieme le fibre sottili in filati pregiati, quale per esempio l'amerino. Quindi è utile e piace alle persone che lavorano a maglia. Ma la gente è riuscita ad andare avanti senza nylon per migliaia di anni, fino alla metà del secolo scorso. Il rinforzo della calza può essere fatto in molte maniere, anche con un particolare punto nel tallone o con un rammendo aggiuntivo, per rendere più resistente la parte che si usura. Per non parlare del fatto che non esiste solo l'amerino, ma anche lane che per natura sono più resistenti, come la Jacob, la Blue Face Laced, o i Blend con setellino. Insomma, credo che quanto risposto da Sue Blacker sia illuminante. E spero che alla fine sia evidente che la durata del calzino dipenda da mille variabili e che la presenza di nylon sia interpretata erroneamente dal mercato come una sorta di scorciatoia, una pillola forse non miracolosa, ma di sicuro indispensabile. Naturalmente il discorso vale anche per chi non fa i calzini, perché le fibre artificiali e quelle sintetiche sono presenti anche nei filati destinati alla lavorazione di altri accessori di abbigliamento, dove però la loro presenza non è strettamente legata a motivi di robustezza e resistenza del filato, bensì a caratteristiche diverse che possono essere di consistenza, morbidezza, elasticità, struttura, leggerezza o altro ancora. Mi fermo qui. Spero come sempre di aver fornito qualche spunto di riflessione e a tal proposito vi ricordo che i calzini rendono liberi.